Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi per la prima volta voglio provare a disegnare bendato, senza vederci un cazzo. Voglio provare per la prima volta l'ebbrezza di... non lo so, però deve essere un'esperienza unica. Prima di iniziare, ovviamente, mi sono preparato i colori, perché non solo voglio disegnare con gli occhi bendati, ma anche colorare, che è ancora più difficile, ok? Cercherò un pochino di ricordarmi dove ho messo più o meno... Le tazzine, signori miei. È molto rudimentale questa cosa, cioè utilizzare le tazzine. Quelli che vorranno venire a casa mia a bersi un caffè saranno molto contenti, sono sicuro. Si sentiranno quel gusto chimico in bocca. Unico. Comunque, come partire? Alla cieca? Sì. A parte le stronzate, ho messo un segnalino al centro del foglio. Ok, lo vedete? Questo puntino blu, che praticamente è una puntina che mi farà un pochino da guida iniziale. Da lì in poi sarà un'incognita, un boh totale. L'unica cosa che mi preoccupa, ovviamente, è rovesciare il tutto, nel senso che questa roba qua è abbastanza piena, anzi, travasiamola dall'altra parte, così non facciamo danni, così ne abbiamo da due parti. Lo possiamo anche rendere più chiaro questo grigio, forse non lo utilizzeremo neanche, però ce l'abbiamo lì a portata di mano. Ho i miei fazzoletti pulizia sperma post coito, sono molto morbidi e odorano di buono, ok? Che dire, possiamo cominciare, giusto? Non dovrebbe mancare niente, credo. Ah, disegnerò tutto il tempo con questo pennarellone. Indelebile. Ok, questa introduzione sta venendo lunghissima. Voglio cominciare. Sembro Rambo, lo so. Voilà. Dov'è il pennarellone? Ah, iniziamo bene. Ok, questo è il pennarellone. Dov'è il punto? Ok, di riferimento. Questo... no, è caduto. Non dirmi che è caduto. Bastardo. Iniziamo bene. Rificchiamolo qua dentro. È perché c'ho il tavolo durissimo sotto che non si riesce a inculare, però. Voilà. Ok. C'è una mosca che vola vicino a me. Il segreto è di disegnare cose abbastanza caricaturali. Gente con i nasi grossi. Allora, attualmente la cosa figa è che io non so cosa sto disegnando. Disegnando un uomo coi baffi. Scusate il silenzio, ma mi sto concentrando in modo assurdo. Allora, se qua ho disegnato più o meno un naso, lo so che non sto azzeccando un cazzo, però qua ci sarà un mento più o meno. E qua sempre il coso. Wow. Non sapere un cazzo, proprio.
Ok, proviamo adesso a colorare. La prima fase, prendiamo il pennarellone grosso. Dove sono? Ok, cerchiamo di non rovesciare. Ah, eccolo qua. No, anzi, prendiamo quello più chiaro. Ma si asciugherà in tempo? Non lo so. Prendiamo quello di tonalità media. Allora, più o meno. Oddio, sta venendo una schifezza. Oddio. Ok, qua sarà il naso, più o meno, qua saranno i baffoni, giusto? Giusto. non sto capendo un cazzo, mi sono già perso tipo i primi 10 secondi di disegno. Ovviamente qua ho perso il coso, però mettiamo un dito, anzi mettiamo subito il coso qua vicino, ecco, sappiamo che è qua, dov'è? Eccolo qua. Ok, intanto è qua. Ok. Puntina di merda. Ah no. Non lo so cosa sto facendo. Non lo so. Questo è il colore più scuro, questo è... Che cazzo di colore è? Tipo questo qua. Oddio. Tipo un marrone, vero? Allora, se... Il naso... Allora, se... Il punto centrale... Della testa... È qua. Della faccia, volevo dire. Il naso è qua. Più o meno. I baffoni sono qua. Mi sa che gli ho dimenticato di disegnare le orecchie. Giusto. Disegniamo le orecchie. Ok. Se il... quindi qua ho disegnato qualcosa. Praticamente una cosa del genere, giusto? Coloriamogliele. Non lo so. Funziona così. E poi il tocco finale è la versione pulp. Giusto? Ok, sono pronto a vedere il risultato finale di questa opera geniale. Ma è fighissimo! Oddio! Ma è fighissimo! Si sono create le pozze di sangue! No, le pozze di marciume praticamente. Ma è una figata unica! Cioè, avendo un punto di riferimento, comunque, ho saputo orientarmi parecchio. Vaffanculo qua che mi sono sporcato tutto. Va bene. Comunque, prendiamo il nostro fazzoletto tampona sperma post-coito. Puliamoci bene le mani. È venuto spettacolare! Anche l'occhio l'ho azzeccato. Sono abbastanza allineati. Ho fatto questo naso leggermente schiacciato, poi come vedete qua sopra l'attaccatura dei capelli è un po' ribassata, lì non ho saputo orientarmi bene, l'orecchio è un po' tirato verso destra, Dio mio, però col colore poi rende. Devo ammetterlo, sono parecchio soddisfatto, parecchio zozzo ovviamente, l'ho realizzato anche in giro di 8 minuti, 9 minuti, giusto? E
che dire, bene così. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente mettete mi piace qua sotto, condividete, fatelo girare, è sempre un piacere, ok? Non lo so, se lo condividete oppure se volete provare anche voi l'ebbrezza di disegnare bendati, usate l'hashtag... fatemi pensare un hashtag divertente. Disegnare come Bocelli, ok? Ve la metto qua sotto. Ok, mettiamo l'hashtag qua che si veda anche nella camera. Hashtag Bocelli. Vabbè, un po' di sano black humor non guasta mai. Alla prossima.